grande successo per la quarta edizione di Charme in Rosa, rosati e oli extravergine d'oliva della Puglia. Questa sera i numerosi enoappassionati e i numerosissimi turisti che affollano il nostro capoluogo avranno una grande opportunità, ovvero quella di degustare 150 etichette di rosato della nostra terra, accanto ai 50 oli extravergine che rappresentano la chicca del nostro territorio, ovvero l'oro del Salento. Tutti questi grandi prodotti potranno essere abbinati alle eccellenze gastronomiche del Salento e della Puglia. Queste manifestazioni sono momenti importanti per la crescita del mondo del vino pugliese, perché sono una vetrina dei prodotti più belli, più significativi di questa regione, che ha un ventaglio di rosati praticamente ineguagliabile. Solo la Francia in qualche modo ha una ricchezza di rosati, ma sicuramente la Puglia è la terra al mondo più ricca di una varietà incredibile di questa tipologia di vini. Tra l'altro qui siamo a Lecce, nel Salento, abbiamo la culla del Negramaro e qui sono nati alcuni tra i più grandi rosati italiani e mondiali, e direi che riscoprire questa tipologia di vino credo che sia un fatto della massima importanza, anche perché sono dei vini straordinari, sia nella loro bellezza organolettica, ma anche nella loro familiarità, direi, col cibo. Si sposano davvero con tutto. Questa iniziativa è una grande occasione per la nostra città. C'è la possibilità di scoprire un aspetto importantissimo della nostra offerta enologica, appunto quella dei rosati. Il Salento è la patria dei rosati, la Puglia, ma soprattutto il Salento. Qui è stato imbottigliato il primo rosato in Italia, nel periodo della guerra. Ed è una parte consistente della nostra offerta, non soltanto enologica, ma anche da un punto di vista proprio di offerta turistica. Mi spiego, ormai la gente non gira il mondo solo per vedere le cose, ma soprattutto per vivere le esperienze. Il Salento riesce ad offrire, oltre alla possibilità di visitare luoghi straordinari, sia architettonici e monumentali come questo del ex convento dei Teatini, luoghi naturali particolarissimi, anche appunto l'esperienza che è fatta di sapori, di odori, di musica, di danza. Questo è il Salento, quello che viene volgarmente detto Salento Style. E il vino e il rosato in modo particolare fa parte di questa offerta esperienziale. Io devo fare complimenti ovviamente all'associazione Sommelier e al delegato, il presidente delegato provinciale Amedeo Pasquino, che sempre riesce a organizzare eventi di questa portata, e un ringraziamento un particolare ai nostri produttori, perché se c'è un settore sul quale questa terra può guardare con ottimismo al proprio futuro è proprio questo del vino.